Ciao a tutti! Buongiorno. Oggi siamo in un posto diverso, nella nostra casa in campagna. Abbiamo raccolto un bel po' di amarene e adesso il primo utilizzo che ne facciamo, che cos'è che facciamo E oggi? faccio una composta di Con la amarene. composta. L'abbiamo raccolti. Io faccio la scelta dopo di averli lavati bene. E come si vede, le lavo dentro le bacinelle, poi le metto a colare qui. Io nel Ha frattempo, tolto l'amarena, sono amarene selvatiche. sono amarene Sì, selvatiche abbiamo lavate sì, e picciolo, e faccio questo adesso lavoro io qui. adesso Faccio sto togliendo il nocciolo. questo lavoro, ho fatto già, è 2 ore che faccio questo Va lavoro. bene. Ecco qui. E E faremo una composta di facciamo, amarene, non una ecco, marmellata, una composta perché non la non la frulliamo. frulliamo, non frulliamo le amarene. Ecco. Quindi Mettiamo mezzo limone per chilo per di chilo. puliti. Adesso queste saranno 2 chili. Mettiamo Un un chilo e due. limone, un Un chilo chilo di e zucchero. E poi vedo, se non è tanto dolce, aggiungo un paio di ette, così viene 6 ette per due. chilo, Ok, un perché chilo e due. l'amarena è aspra, troppo aspra. Li metto solo un po' di limone, Sì, le metto quest'anno anche la buccia. Un Perché po' fa? meno perché essendo Sì, ne piovuto ha. molto sono un po' Sono un po' acquose, acquose, sì. ecco, quindi Adesso magari le un pochino più. pesiamo. È già quasi finito. Questo è il lavoro che si fa. Qui non abbiamo la Con un bilancia coltello si parlante. taglia, si tira fuori il nocciolo. Sì. Ecco qui. Non è che sia così faticoso farli, No, è un lavoro di pazienza è però. un lavoro di pazienza. Io sono seduta e faccio Ok. questo lavoro qui. E tutte quelle che sono da scartare sono qui dentro. Certo, ne abbiamo buttato uno pieno già. Ecco. Va bene. Tanto di alberi ne abbiamo altri 2 chili e un etto 2 chili. sono. 2 chili e Va un bene, quindi etto. con 1 chilo di Ecco. zucchero ce la possiamo Adesso fare. mettiamo poi lo zucchero, perché io metto tutto assieme, limone, zucchero, e le porto a bollire. Le porto sul Ok. fuoco, là. E Sì. poi facciamo vedere mentre bolle quanto è un pochino più densa, vi facciamo vedere. Bene, Vi adesso. faccio vedere che le bucce l'ho levata di tutto il limone e Sì. la faccio a quadrettine così, perché questo gliela lascio dentro. Quando faccio Ok. i vasetti la lascio dentro, che Beato così chi poi ci continua a capita, perché profumare è buonissima, sì, la ecco. buccia è gradevole. Così piuttosto di essere lunga, Piccolo, un poi se pezzettino. una non la vuol mangiare non la mangia. Allora, mettiamo questi, già hanno fatto il liquido, vedete? Prima poi un profumo col Che limone profumo del limone. dell'amarene, E incredibile. poi ci metto anche il sugo del limone. Sì. Metto subito il Mettiamo liquido. subito lo Zucchero, zucchero. Ale, via. Zucchero. Mettiamo lo zucchero e mettiamo un limone spremuto. Queste per cosa le usiamo? Queste si possono usare sul gelato all'estate, sono Gelato. squisite. Colazione Ho anche. anche colazione, si può fare Dobbiamo delle fare. torte, delle crostate. Certo. Ops. Bene, bene, quindi zucchero, limone, amare, semplicissimo proprio. È molto Semplice. semplice fare C'è la. solo Sì, è un po' di traffico il traffico da da levare i noccioli. Ecco denocciolare tutto, però. Poi si porta in pentola, ci
Cioè si porta in qui, si porta a bollire e vediamo 2 chili di amarene, eccetera, Sì. quanto tempo ci si mette, quanto ci vuole per farle. Un'ora, un'ora e mezza. Ecco qui. Tieni il pianino e la porto io. Ecco Vabbè, potevo portarla io. qui. Siamo già sui fornelli. Sì. Sì, ecco qui. Già c'hai il liquido. Perché un po' di liquido e c'è già nell'amarena. E lo Dicevamo zucchero che già col più o limone meno un'ora e mezza, è più o meno quindi un'ora e mezza, ma un'ora e magari anche mezza meno perché è acquoso il no, restano liquido. intere. Allora, se fossero frullate, però così va benissimo. Una bella confettura. Ecco, adesso aspettiamo che bolli. Poi vedremo Poi se altre. fa la schiuma si toglie. Adesso Vedremo noi altre abbassiamo modalità le 5 e perché. quarto e poi vediamo. Faccio Va bene. la prova se mi piace densa o liquida e tutto il resto. Vabbè, poi ci. Adesso poi quanto cuoce un po', vediamo se è dolce, non ne metto più zucchero. Se è leggermente aspra, le metto ancora 2 etti di zucchero. Guardate come si presentano dopo un quarto d'ora. Adesso proverò a fare un assaggino del liquido. Per me va benissimo come zucchero, perché ancora devono venire più. Almeno un'altra mezz'ora. Adesso solo un quarto d'ora. Poi le mettiamo così nei vasetti. Ok, Dopo un'ora più o dopo meno, un'ora, più o no, più o meno. meno, è un'ora, manca 3 minuti, 3-4 minuti. Va bene. Ma siccome adesso imbottigliamo, io preferisco lasciarla così. E Abbastanza guardate che liquida. viene sciroppo, sembra le amarene dentro lo sciroppo, perché Sì. lasciandole così, quando all'estate si mangia il gelato, una Sì. cucchiaiata messa dentro fa così C'è piacere. un po' di Adesso sciroppo e qui un po' non di. abbiamo l'imputino quello grosso e devo fare questo lavoro qui. Devo stare attenta. Ok, vediamo se Faccio un po' di fatica perché non non c'è. avendo l'imputo quello largo, Facciamo in quest'altro facciamo quello modo. che possiamo, eh. Un po' di sbavature e poi laviamo lo strofinaccio. Puliamo. Adesso prima lo chiudiamo, poi lo prendiamo in mano. Cerchiamo di chiuderlo bene. E lo mettiamo a dormire dove Sì, stavolta? in una cesta. Questa volta in questa In cesta. una Abbiamo cesta. fatto la culla. Abbiamo fatto la culla della campagna. In questa cesta Purtroppo sì, faremo un po'. è storica. Il gas è completamente, per quelle sto bolle. Ne abbiamo già due, vediamo quanti ne vengono. Ne vengono 3, 4, Che sono 4, belli 4, capienti. 5 ne vengono, 2 Sì. Questa cesta è storica, kg. diciamo. Questa cesca ci avrà 40? anche 50 anni. No, vabbè, Eh qua. beh, eravamo in. L'ha fatta il nostro papà. L'ha fatto che eravamo in montagna, in ferie. Sì. Ne Ce l'ha sì, 50 ha anni. fatte diverse di queste ceste. E quindi noi le teniamo veramente come se. Però a vedere perché è coperta poi. Eccola qui. Ma è bellissima, eh. Tre. Sono 3. Facci vedere la cesta. Ecco qui la cesta.
Questa bella cesta. La cesta è cesta. Come quelle che ci sono in Bassa Italia, le fanno così. E noi l'abbiamo fatta in collina qua. L'abbiamo fatta in collina. Con le canne ecco della qui. Collina. Mamma che roba, ragazzi. Profumo tra l'aglio e il limone e veramente. Queste sono buone da mangiare così, veramente gelato, queste sulle torte. Manca la mattina, guarda. Sulle crostate, una fetta anche di al pane, mattino. Su una fetta di pane tostato, magari con un velo di burro prima, ragazzi. Con questa. Facciamo anche gli altri così. Sogniamo con questo. No, andiamo a raccoglierne ancora? Eh sì. Allora, se c'è qualche vasettino più piccolo. Sì. Ne facciamo quattro di questa misura e uno più piccolino. E abbiamo concluso qui. Abbiamo fatto 5, 4. La nostra confettura, eccole qui. La composta. Eccola qua. Adesso le copriamo. Facciamo e domani le tiriamo fuori. Il rito della copertura. Il rito buonanotte. Della copertura. Buonanotte. Adesso. Loro vanno a dormire prima e vanno a dormire qui. Dormire un po' più tardi. Le portiamo nella stanza e via. E grazie di averci guardato. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Al prossimo. Ciao ciao. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Abbonatevi, iscrivetevi, mettete tanti Fateci like. Fateci conoscere i vostri amici. Tanti commenti, condivisioni, quante richieste grazie. In una cosa sola. Ciao. Ciao e continuate. A seguirci. Ciao, ciao. Ciao.